sappiamo di prenderlo. Ok, noi cosa stiamo, allora, cosa stiamo vedendo in questo momento? Ad esempio, prima mi dicevi che sei stato catturato dalla richiesta del maestro di non vibrare. Questa, per esempio, è molto, chiarisce molto quel discorso che facevamo prima della modernità del pezzo, mm-hmm. con un occhio sempre a quello che è la musica antica. Il vibrato è un abbellimento romantico. Si utilizza tantissimo nella musica romantica, da Brahms in poi, chi non vibra non suona Brahms. Nella musica antica, per la struttura degli strumenti e cose, il vibrato era utilizzato pochissimo, nella musica gregoriana non veniva utilizzato. I suoni dovevano essere puri, cristallini. La differenza è, noi abbiamo attaccato senza essere sollecitati, esatto, esatto, questo può essere il tema. Io lo leggo, lo suono, leggo espressivo e suono. Questo è un bel tema espressivo, come si dovrebbe suonare la musica del Novecento. Il maestro, attento conoscitore di Respighi, ci ha chiesto senza vibrato. Cambia moltissimo. Il risultato è molto più rarefatto, molto più pulito, lineare, classico, ma classico nel senso proprio antico del termine. Quindi la musica sembra essere più, detto in un termine brutto, più secca, più diretta, meno... meno terrena. Meno adesso l'effetto con un solo strumento è diverso. Quando... l'effetto è dato dall'intera famiglia degli archi, immediatamente un senza vibrato ti stacca da quella che è la dimensione terrena, umana, e porta veramente subito a un livello così, un po' più alto, perché mancano degli armonici e tutto è più evanescente, più rarefatto. Quindi ha un valore anche spiritualmente diversa, sì. E assume un valore quasi metafisico. Sì, sì. Spesso anche Mahler, visto che abbiamo parlato di Mahler, ogni tanto chiede il senza vibrato e ogni tanto scrive sotto religiosamente, che vuol dire tutto, non vuol dire niente, ma esprime sicuramente questa tendenza verso la diciamo... l'uomo, la dimensione umana vibra, c'è passione, c'è contatto, c'è il non vibrato toglie quello che è questa dimensione, toglie e lascia solo la matematica della musica, l'armonia. Un aspetto più razionale. Esatto, che alle volte è ancora, anzi, quando viene utilizzato bene, è 10 volte più espressivo. È come uno che grida, batte i piedi. È un così, logos che prevale su una forma di eros, sì. più esattamente accentuata. Sì.